titolare della ditta Arte in Pelle. La mia azienda nasce all'inizio di quest'anno, è un'azienda nuova, giovane, perché ho 29 anni. Fa parte di questa azienda anche mio padre, siamo io e lui. Lui è un pellettiere ormai trentennale, è da 30 anni che ha l'esperienza nel settore e di conseguenza ho cercato di prendere le sue orme, di intraprendere la sua strada, ed è così che nasce Arte in Pelle, la mia azienda, la mia ditta. Noi abbiamo un laboratorio artigianale, tutto quello che vedete in questo stand è prodotto da me e mio padre. Facciamo tutti i prodotti in pelle, a partire dal portafoglio, alle cinture, a portamonete, portachiavi. Abbiamo una vasta scelta di articoli per soddisfare più o meno le esigenze di tutti, dal signore più anziano al ragazzo più giovane, alla donna più anziana, alla signora, alla ragazza. Dentro il laboratorio abbiamo anche uno spazio adibito a spaccio, quindi noi possiamo soddisfare la nostra clientela invitandoli anche nel nostro laboratorio, e così si può vedere la gamma dei nostri articoli. Il laboratorio si trova a Giussano, precisamente in piazza Carducci, il paese si chiama Birone ed è una frazione di Giussano che si trova in provincia di Monza e Brianza. Sicuramente il nostro punto di eccellenza sono i nostri materiali. Noi usiamo tutti i materiali di prima scelta, ovviamente tutti made in Italy, tutte origini italiane, perché noi ci teniamo a tramandare questa tradizione, ci teniamo comunque che il made in Italy sia sempre comunque all'avanguardia, perché comunque è una cosa che ci contraddistingue nel mondo e comunque noi cerchiamo di tenere alta questa cosa. Siamo contro l'importazione, quindi assolutamente per continuare a stare sulla cresta dell'onda comunque bisogna per forza lavorare bene, e noi comunque siamo molto attenti ai dettagli, ai nostri dettagli, in qualsiasi cosa che facciamo. Noi lavoriamo qualsiasi tipo di pelle, dal vitello al pitone, comunque tutti i materiali di prima scelta. I nostri obiettivi per il futuro, ovviamente, è quello di ampliare il nostro giro di lavoro. Come dicevo, siamo una ditta nuova, però come dicevo appunto, c'è mio padre che ha esperienza nel settore da diversi anni, ormai da più di 30 anni, e quindi di conseguenza abbiamo comunque tutte le risorse per poter ampliare il nostro giro di lavoro anche presso altre aziende o altri grossisti, altri negozianti, perché comunque anche se l'azienda è giovane e fresca, comunque siamo già a buoni livelli, ad alti livelli.